Dopo 5 anni di restauro per pulizie lapidea e rifacimento tetti, l'11 febbraio, nell'anno del Signore 2012, la cattedrale di Conversano, Santa Maria Assunta, è stata riaperta in occasione del 25° anniversario di episcopato di Monsignor Domenico Padovano, vescovo della diocesi Conversano-Monopoli. Il progetto e la direzione dei lavori è stato affidato agli architetti Pasquale Lovecchio e Gerardo Milillo, con la collaborazione degli architetti Stefania Marella, Maria Antonietta Di Laurentiis e i geometri Vincenzo Bianco, Giovanni Colagrande, Giacomo Lozano. Il rilievo architettonico è stato a cura del geometra Vincenzo Bianco. Per la consulenza delle opere strutturali, l'ingegner Francesco D'Argento. Agli architetti Angela Rossi, Pierpaolo Camporeale, Maria Galante, con il supporto del geometra Lorenzo Di Matteo, è stata affidata la direzione tecnica del cantiere, riportando la cattedrale agli antichi splendori, dando finalmente lucentezza alla pietra calcarea, dopo il primo intervento dell'architetto Pantaleo, intervenuto dopo l'incendio del 1911. Alla Santa Messa erano presenti personalità religiose e politiche del territorio. L'inaugurazione ufficiale, come ha annunciato lo stesso vescovo, avverrà presumibilmente entro la fine dell'anno in corso. Inoltre ha ricordato che la Chiesa è la casa di tutti i fedeli. La cattedrale, dedicata alla Vergine Assunta, è stata elevata a Basilica Minore nel 1997 da Papa Giovanni Paolo II. Le riprese, il montaggio video, ricerche storiche e i commenti audio sono stati a cura di Raffaele Prunella. Info 333 21 64 709. Email sirioart@libero.it. Sirio Art è presente anche su Facebook. Thank you.
Gioia e della gratitudine nel cielo. Benedica Dio onnipotente.
Le riprese, il montaggio video, ricerche storiche e i commenti audio sono stati a cura di Raffaele Prunella. Info 333 21 64 709. Email sirioart@libero.it. Sirio Art è presente anche su Facebook.